Bella ragazzi, qui è Zami, siamo oggi ritornati con un nuovo video, una nuova budget squad. Quest'oggi 500.000 di budget. Questa squadra mi hanno aiutato anche in molti a farla in live, anche se è uscita tutta dalla mente mia, anzi la maggior parte. Poi ho avuto delle idee da parte della chat, quindi io vi ricordo sempre che mi trovate molto spesso in stream su Twitch. Il link è sempre in descrizione, raga. E non sapete che impresa è stato fa sta squadra, un'impresa di Cristo. 500.000 è un budget estremamente stronzo, perché in questo momento preciso sul mercato, al 24 ottobre quando sto registrando, i giocatori veramente forti costano praticamente la metà del budget, ovvero 500k. Quindi significa che tu, per fare una squadra competitiva o almeno utilizzabile nella Weekend League, devi usare dei giocatori che sono buggati e overpagarli, almeno in questo momento. Con i giocatori veramente forti non riesci a prenderli, perché faccio un esempio: un Mbappé costa quanto questa squadra? Vi comincio ogni singolo giocatore come ho fatto la scorsa volta. Allora, in porta Hugo Lloris per 60.000, e per quello che dovevo fare, probabilmente il portiere migliore che puoi trovare al momento, anche se magari qualcuno preferirebbe usare Ederson o Alisson, non lo so, però per questa squadra Lloris è fondamentale. Perché vicino a lui abbiamo messo Davinson Sanchez per 50.000, è il miglior difensore del gioco. Non me ne frega un cazzo, non voglio sentire niente, è il miglior difensore del gioco. Con Ombra, assolutamente, prendete anche i stili intesa, regà. Troppo forte, troppo forte. Terzino destro, Valencia, e io ce l'ho uno scambiabile, però lui in realtà costerebbe, penso, intorno ai 40. Solido, niente da dire, come l'anno scorso poi, tra l'altro, terzino veramente solido. Lo uso con Ancora io e ci gioco anche nel mio main team, ad esempio, con lui, perché poi lo linko col polpo nel team mio, però quello è un altro discorso. Difensore centrale, vicino a Sanchez, Boateng, per 92k, quindi praticamente un quinto di quanto costa la squadra. È molto buono, però magari si potrebbe fare anche di meglio in difesa, ma senza Boateng io non mi potrei permettere di avere terzino sinistro Alaba e centrocampista accanto per completare il triangolo Goretzka, che riutilizzo anche in questa, perché assolutamente per 10.000 crediti stai comprando uno dei centrocampisti più buggati del gioco. E questo triangolo chiuso da loro è, penso, uno dei migliori possibili da fare, insieme, non lo so, a Matuidi, Cancelo se lo fai a destra, o Alexandro se lo fai a sinistra con Benasia, perché è forte anche il terzino, capito? I terzini quest'anno sono un po' un problema, non ci sono terzini veramente forti 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 a prezzo basso. In realtà non ci stanno proprio i terzini, e quello è un problema. Cioè, quelli che ci sono costano un'infinità e giocano in squadre strane, cioè, in senso, tipo Kyle Walker, per linkarlo è complicato perché è inglese e gioca al Manchester City. Né un difensore centrale né un centrocampista del Manchester City, secondo me, sono considerabili competitivi come giocatori a livello proprio di disponibilità in quello che c'è. CC, c'è Fabinho che mi aiuta a linkare tutto quanto. Mostruoso, uno dei giocatori più forti del gioco. Se non avete soldi per Kanté, prendete Fabinho. E l'altro centrocampista è Dele Alli, che mi ci sono trovato abbastanza bene. Vedete, ieri ho fatto pure 3 partite. Ho giocato contro, 2 volte contro Ron e 1 volta contro il Marzone. Ho vinto contro il Marzone e 1 volta contro Ron. Alla seconda ho pareggiato con te, ho perso ai supplementari. Buon risultato, sinceramente. Oggi la squadra la proviamo in divisione 1, quindi non ci stanno cazzi. Dele Alli mi ci sono trovato bene. Alla destra Willian, che secondo me è 10x comunque anche Lucas Player of the Month, che io personalmente odio. Meglio anche di Sterling. Punta Gabriele Jesus, che per 35.000 è l'attaccante mostruoso, troppo forte. E alla sinistra poi in sé potete mettere chi vi pare, ma io ho preferito mettere Rashford perché, regà, mi ci trovo bene. Io mi trovo meglio con Rashford che con Martial, anche se oggi poi tra l'altro è uscito l'IF, però ovviamente io devo rimanere nel budget, se no non ci avrebbe senso. E con Rashford mi ci sono trovato bene dall'inizio proprio. 4-4, un'ottima potenza tiro, lo uso con finalizzatore poi perché la velocità non gli serve. La squadra, come potete vedere, linkata completa è così. Ovviamente non è così che la usiamo in game. Voi dovete cambiare le tattiche, che vi faccio vedere. Allora, in offensivo uso il 4-3-3 con il COC. Come potete vedere, questa roba copiatevela, al massimo stoppate il video e ve la copiate. Intanto io tiro dritto. Io uso questo modulo, il 4-3-3 col COC, perché è quello che mi ci sto trovando meglio all'inizio di quest'anno. Però in realtà voi potete usare anche il 4-2-3-1, potete usare quello che vi pare. E mi ci trovo bene io con questo modulo, vi consiglio di provarlo. Poi le istruzioni, io vedete come alle ali, taglia dentro, inserisciti alle spalle a tutte e due. Gabriel Jesus lo lascio così perché ogni tanto mi piace che mi fa da sponda. Dele Alli soltanto rimani avanti, Fabinho resta indietro, Goretzka attacco equilibrato e terzini resta dietro in attacco a tutte e due.
inoffensivo, inoffensivo. Poi in difensivo invece uso ripiega, anche questo è copiate, e uso il 4-3-3 invece con un CDC, però delle ali invece di andare COC torna indietro a centrocampista centrale con Fabinho, marca uomo e resta dietro in attacco. Le ali sempre taglia dentro, inserisci di alle spalle, attacco misto a lui, resta dietro in attacco anche a Goretzka perché tanto c'ha alto alto, in qualche modo si alza lo stesso. Però con resta dietro in attacco magari rientra un po' di più, capito? Rimane magari ogni tanto, gli va. Marca uomo invece delle ali, attacco equilibrato perché ogni tanto mi piace che si alzi, capito? E sempre resta dietro in attacco. Poi, oh, le altre tattiche, ragazzi, per ultra offensivo e ultra difensivo, cioè fate come vi pare. Vedete, io manco l'ho fatte perché io non, in ultra difensivo non ci vado mai perché sennò piogò. Quindi vado sempre in massimo in difensivo. In ultra offensivo invece ho messo un 3-1-4-2 proprio ignorante e poi metto dentro i giocatori strong. Ovviamente vi consiglio di prendere qualche super sub. Possibilmente tipo, che ne so, Golozano, Inaki Williams, quelli così rotti che adesso costa un K. Inaki Williams, quando abbiamo fatto la squadra da 100.000 Inaki stava a 10.000. Pensa quanto costa mo la squadra mia da 100. E questa tra due mesi uguale, la paghi a 300, la paghi questa. Io, detto questo, vi farei vedere una partita con il team. E questa volta io voglio fare proprio la persona onesta. Voglio andare in divisione 1, perché io sto in divisione 1, raga. Divisione 1 come potete vedere, anzi no, perché c'è la mia webcam, ve lo faccio vedere qua. Divisione 1. Andiamo in divisione 1, ragazzi miei, ed è finita. Oddio, ma non è che se perdo retrocedo? Che non mi dà più la classifica. Ah no, ok. Oddio, ma sai che se perdo retrocedo che sì, raga. Oh cazzo. Non me ne frega niente, lo faccio per voi. Lo faccio per il video, non mi interessa come andrà. Gioco con questa squadra in divisione 1. Vediamo come va. Vinco o perdo non mi interessa. Questo sarà un gameplay molto diverso da quelli che siete abituati a vedere, perché dovrò tryhardalla. E dovrò tryhardalla serio. Chi è questo? Wisla Plock. Mamma mia, ho una paura delle squadre che ci hanno questi. Vediamo la squadra. Allora, Makelele. Ci hanno tutti Cristiano Ronaldo. Ma come cazzo fanno? Tutti Cristiano Ronaldo in divisione 1. Sergio Ramos, Varane, Courtois. Se vinco sta partita significa soltanto che la squadra worka, raga. Devo entrare, devo un attimo entrarci di cervello qui in questa partita. Non mi interessa. Ci avrete degli highlights più silenziosi, ma devo portarla a casa. Voglio vedere chi ve fa le squadre così e ve le prova in divisione 1. Fossi stato onesto, ve la provavo in amichevole e vi dicevo che era una bomba contro i pipponi. Anzi, non fossi stato onesto. Vi ricordo che stiamo difendendo contro il tridente Ronaldo Mbappé Neymar in divisione 1, quindi non è uno che non sa giocare questo, eh. Bravissimo Goretzka. Mamma mia, la difesa di questo qui, ragazzi, è piatta. Sta immobile. Bravo Dele Alli. Bravissimi. Dentro. Ma no, così. Bravo Dele Alli. Mamma mia, vicini, vicini, vicini. Che cazzo fa Fabinho? Bravo, bravo Davison. Vai, riparti col contropiede. No, non puoi contropiedarli. Bello Fabinho. No, Dele Alli l'ha tirata mezza centrale. Che culo, come sta a passare. Mamma mia, Davison Sanchez, che mostro. Bella. Oh, e che cazzo. Ma dammi il fallo. Scusa, ho passato la palla perché mi era rimasto incastrato il tasto, non mi dà fallo. Abbiamo preso sto gol da una punizione non data a noi, ragazzi, ve lo dico subito. Anche perché il vantaggio agli altri dura tre quarti d'ora. A noi abbiamo fatto un passaggio e non ce l'ha fischiato il fallo poi. Quanto è difficile attaccare contro Sergio Ramos e Varane. Però per dirvi, Sergio Ramos e Varane costano quanto questa squadra. Anzi, di più, loro due insieme costano. Però è... Si sentono. Bellissima stazione. Bello William. Dai, gli famo il verme. Gli famo il cazzo di verme. Nuova ballerina il verme. Bravissimo Gabriele Gesù con il tacco. William, ve l'ho detto, è butta dentro. Non gli frega niente al piccolo afro. Sto a tryhardà come non, mamma mia, fosse la 30-0 del Full Champions questa. Che è quel buco, mo? Quel buco a Cristiano Ronaldo a me non mi pare il caso, sinceramente. Però Boateng recupera in velocità, bravo. No, mamma mia. Cristiano Ronaldo di testa è inanticipabile da chiunque. Non lo puoi anticipare. Partita molto equilibrata. Secondo me sto giocando meglio io, ma come potete vedere questo qui c'ha poi la squadra leggermente migliore, eh. E stiamo comunque giocando bene. Abbiamo avuto belle occasioni. Cioè in realtà belle. Due tiri abbiamo fatto. Due. Un gol. Guardate Davison Sanchez quanto è forte.
Mamma mia, Dele Alli! Easy! Time finishing con Dele Alli, pulitissimi, ragazzi, da fuori area. Vai, Courtois, valla a prendere. Dai, raga, dai, cazzo! Mo' potrei quasi andare in difensiva, ma in realtà voglio rimanere offensiva. Ola, Gabriel. Dagliela! No! Che culo! Che culo, ragazzi! Che culo questo essere! Pure la traversa a dirmi di no col cucchiaietto di Leon! Lloris! No, Ronaldo sul primo. Mamma mia, Hugo, bravo che esci. Mamma mia, Davison Sanchez! Da dietro gliel'ha levata al polpo. Regolare, eh? No! Bravissimo! Mamma mia, Goretzka, lì me l'hai ripreso tu, me l'hai ripreso. Te becchi il verme. Ti becchi il verme, bello. Goretzka ha fatto lo stop brutto, però ha fatto il contrasto che l'ha ripresa Rashford lì. E queste sono le partite tra yard, raga. Queste sono le partite al full champions, ve lo giuro. Ah, raga, 3-1 puliti. Partidona stiamo a giocare. Partidona stiamo a giocare. Partidone stiamo a giocare. Partidone stiamo a giocare. 0-25. E piamo il kickoff, piamo. Oh, sta vincendo tutti i contrasti, raga. No, non posso prendere palla. Li vince tutti. Gli ritorna la palla in qualche modo, raga. Devi scappare. Non puoi scappare. Oh, fallo. Mamma mia, ha preso la palla, non ci credo. Oh, ma m'ha menato. Ah. Dai. Deve fischiare il rinvio. Deve fischiare. Fischi. Arbitro. I team dello Zanone non deludono mai. 3-2 contro quel team abbiamo fatto. Muoio qualcuno che mi viene a dire Zanone hai vinto a culo. Porca puttana troia. Ditemi che ho vinto a culo. Ditemi che ho vinto a culo. Guarda che cazzo di squadra che c'aveva alla fine, oh. Sergio Ramos, Varane insuperabili, ragazzi. Li usano i pro player, li usano insieme a Courtois. Cioè, siamo portati a casa sta vittoria in divisione 1. Io penso che possa starci come dimostrazione di quanto la squadra effettivamente sia la migliore per il suo prezzo al momento. Quindi io, ragazzi, detto questo, spero che il team vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta la partita. Io penso che sia molto meglio una partita così, proprio dove sto asciugamano. Sto che vi dico tipo: ah, questa squadra è molto forte, come potete vedere, mentre sto vincendo 7-0 con una persona che effettivamente non è brava a giocare. Quindi trovare questa gente contro mi aiuta. Anzi, aiuta anche a voi a vedere che la squadra funziona. Quindi io vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video, che sarà sabato, credo. Mi trovate in stream comunque questa sera, anche domani. Mi trovate sempre in stream. Bella, raga.